Le collezioni naturalistiche sono il principale strumento di studio della biodiversità sul nostro pianeta. Sono conservate soprattutto nei musei che hanno per statuto la conservazione proprio delle collezioni, cioè la raccolta della biodiversità del nostro pianeta, ma non solo, anche lo studio e la ricerca su queste collezioni. Ecco perché ci sono enti, ci sono istituzioni come i musei che da decenni o addirittura da centinaia d'anni raccolgono la biodiversità del pianeta, la catalogano e la conservano. Le collezioni entomologiche possono essere di vario tipo. Questa è una collezione entomologica a scopo tassonomico, cioè di identificazione, perché il valore delle collezioni è molteplice. Le collezioni possono servire per riferimento, come punto di partenza per l'identificazione corretta delle specie che arrivano in museo da studi, da ricerche fatte nelle varie parti d'Italia o del pianeta. Ecco perché è necessario che queste collezioni siano ordinate secondo la nomenclatura attuale e costantemente aggiornate e costantemente curate. Curate perché le collezioni non sono solo dei gruppi di esemplari di animali inseriti in scatole e lì dimenticati, ma per essere utili ed efficaci strumenti di studio necessitano di essere preservate. Quindi bisogna starci attenti, averne cura, cosa che fanno i musei con il loro personale. Il valore delle collezioni è anche quello di servire a identificare probabili vettori di patogeni oppure insetti dannosi all'agricoltura. In questo caso abbiamo una collezione privata di ortotteri, cioè di cavallette grilli, e di emitteri gerromorfi, cioè emitteri acquatici, quelle cimici che pattinano sull'acqua. La provenienza è soprattutto dall'Asia, dall'Europa e dal centro Sud America, e sono disposti in varia maniera a seconda del tempo di costituzione, ma anche a seconda degli esemplari che sono conservati nelle scatole, perché abbiamo esemplari, ad esempio quelli esotici, che sono molto grandi, hanno dimensioni estremamente vigorose rispetto alle dimensioni degli esemplari degli insetti a cui siamo abituati in Europa, e quindi il loro peso è meglio distribuito in verticale sullo spillo che non in orizzontale. Pertanto, questa scatola è conservata a libro. Altre scatole sono conservate in orizzontale per dare una disposizione migliore a quegli esemplari di piccole dimensioni che possono essere, ad esempio, cartellinati, quindi appoggiati su una goccia di colla su un cartellino. Le collezioni, appunto, non sono degli strumenti, tra virgolette, morti e statici, ma sono in continua variazione e aumento proprio per lo studio di ricerca che viene fatto sulle collezioni. Ad esempio, abbiamo collezioni che servono come riferimento per lo studio di un particolare gruppo animale. Questa scatola ha le specie del genere Potamobates, un genere neotropicale, dove sono presenti tutte le specie del genere, con alcune cartellinate con cartellino rosso che sono di nuova descrizione e costituiscono i tipi su cui è stata descritta la nuova specie. Inoltre, il valore delle collezioni è anche didattico, perché servono ad insegnare agli studiosi e non solo a tutto il pubblico quanto varia sia la biodiversità sul nostro pianeta. Insetti che apparentemente sono tutti uguali, soprattutto quelli di piccole dimensioni, possono in realtà all'esame di un tassonomo rivelarsi specie molto diverse. Quindi il valore delle collezioni è inestimabile ed è per questo che, essendo le collezioni un riferimento della biodiversità che c'è stata e c'è nel nostro pianeta, necessitano di essere continuamente conservate, incrementate con l'arrivo di nuovi esemplari e studiate.